propongono candidato come presidente del Consiglio niente meno che il nostro concittadino Luigino Di Maio. Allora, voi dovete sapere, io aggiorno in continuazione il curriculum di Di Maio. Voi lo leggete, se andate su Facebook, credo, leggete il curriculum che ha presentato lui, no? Io lo so come, perché lui è di Pomigliano. Si è presentato candidato alle elezioni comunali a Pomigliano, ha preso 56 voti. Non l'ha votato neanche sua madre, diciamo, non l'ha votato nessuno, lo conosco, chi lo conosce non lo vota, ovviamente. Questo non ha mai lavorato in vita sua. Non ha mai lavorato in vita sua, diciamo, 3 anni fa lui non denunciava reddito, reddito zero. Sul suo curriculum, se vedete su Facebook, lui ha scritto fra le sue attività lavorative: ho fatto per un breve periodo il muratore, e lo hanno licenziato. Non ha fatto in tempo neanche a diventare carpentiere, ha mancato l'obiettivo. Poi ha detto che a un certo punto si è messo a fare lo steward allo stadio San Paolo, alla tribuna autorità, e lo hanno cacciato perché portava seccia, portava male, portava, lo hanno cacciato, i gol di Napoli, perdeva altre partite, era arrivato in Serie B. Qual è la qualifica finale? Ha scritto lui, webmaster. Vi confesso la mia ignoranza, io all'inizio non avevo capito che cazzo è questo webmaster. Webmaster, diciamo, un esperto della rete, dell'economia digitale. Dopodiché apprendiamo, sempre per sua dichiarazione, questo è un esperto di digitale, io sono analfabeto, ma lui è un esperto, webmaster. Allora dice che gli arrivavano le mail da Parma, da Pizzarotti, dice ma tu hai letto la mail di Pizzarotti? Sì, però non l'ho capita, non riuscivo a leggere la mail di Pizzarotti. Poi gli arrivavano le mail da Palermo e non riusciva a leggere le mail da Palermo. Poi gli arrivavano le mail che gli mandavano da Roma quando dovevano fare la giunta, quella che riguardava la Muraro. Dice, ma io non ho capito, mi sono confuso. Cioè abbiamo l'unico webmaster al mondo che è un ciuccio digitale. Non riesce a leggere le mail. Ma proseguendo, diciamo, nella sottolineatura del curriculum e della ricchezza culturale di Luigino, apprendiamo che è in guerra con la grammatica, con la sintassi, con la storia e con la geografia. Confonde i congiuntivi con i condizionali. Già va, la sintassi la conosce. Poi si imbroglia dal punto di vista della storia e della geografia. Ha fatto nascere Pinochet in Venezuela. Il Venezuela è 5.000 km sopra il Cile. Il dittatore stava giù nel Cile, nel Venezuela c'erano le piante di banana, è un'altra cosa, non c'era il dittatore, oddio santo, oh Gesù Giuseppe Maria. E questo qui lo propongono niente di meno che come candidato alla presidenza del Consiglio, un ciuccio, è ciuccio, la conoscenza la ragione è ciuccio. Io vi devo dire che questa considerazione mi ha portato a risolvere anche una mia curiosità che riguarda la pettinatura di Luigi. Ai tempi di mio padre quella si chiamava la pettinatura Umberto, la sfumatura. Quando ho colto la sua natura, diciamo, asinina, ho capito perché si taglia i capelli, perché se portasse i capelli come Grillo lunghi, avendo le orecchie lunghe da ciuccio, e si impigliano i capelli, quindi è una ragione funzionale per la quale lui si è dovuto tagliare i capelli, essendo, diciamo, dotato di orecchie lunghe. Ovviamente noi scherziamo, ma qui rischiamo di mettere l'Italia nelle mani di questa gente.